questa esperienza sia stata fallimentare e debba finire. Le opposizioni, anche in base a quello che è stato il nostro ordine del giorno, hanno voluto presentare all'attenzione del Consiglio intero una loro mozione di sfiducia. Noi consegniamo nelle sue mani una nostra mozione di sfiducia sottoscritta da 8 consiglieri, quindi la notizia di stasera è che 17 consiglieri comunali hanno ufficialmente e formalmente comunicato a quest'Aula che vogliono far terminare questa esperienza consigliare. È evidente che per la presentazione ufficiale di questo atto ci sarà bisogno di incontrarsi, noi siamo disponibili già da domani, immagino anche le opposizioni, a ragionare rispetto alle premesse da inserire sul testo, ma il dato politico rilevante credo stasera, che abbiamo dovuto attendere quasi la mezzanotte, ma era importante anche ascoltare gli interventi di tutti i consiglieri, il dato politico importante e rilevante è che 17 consiglieri hanno apposto la loro firma sotto quella che è una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale ai sensi, secondo la norma prevista dall'articolo 51 dello Statuto, successivamente o durante il quale avverrà il voto per appello nominale rispetto alla sfiducia a questa amministrazione. Utilizzo 2 minuti per dire: mi ha convinto il consigliere Battista quando ha detto in quest'Aula non ci interessa in questo particolare momento storico l'appartenenza al PD, a Forza Italia o a qualsiasi altro politico, perché siamo amministratori e siamo stati chiamati dal popolo che ci ha eletti a svolgere il nostro ruolo. Faccio mie anche le parole della consigliera Spiezia e viva la coerenza, sono convinto che quindi lei, coerentemente rispetto a quanto ebbe a dirmi, mi rivolgo a Festa, prepara una mozione di sfiducia al sindaco, firmi lei e faccia firmare a qualche suo collega, ci sarà anche la mia firma. Io sono convinto che per quello che lei ha dichiarato in quest'Aula ci sarà anche la sua firma sotto questa mozione di sfiducia, come ha già apposto la sua firma per ciò che ho detto. Quando ho detto che viva la coerenza, io condivido il suo intervento. Chiedo scusa per averla interrotta, ma volevo che si ripristinasse la verità dei fatti. Io e il collega Genovese ci battemmo per eliminare l'Eternit dopo 35 anni dai tetti di 10 edifici. È vero, non riuscimmo per mancanza di soldi a bonificare gli ultimi 6. Avevamo chiesto all'Aula di impegnarsi, ma non sarà occasione. 6 minuti nel prossimo consiglio. Ci sono dei precedenti dove abbiamo continuato. Allora, mezzanotte, così come prevede il regolamento, dichiaro sciolta la seduta.